Ciao a tutti e bentornati, io e il mio ventilatore siamo di nuovo qui per presentarvi le letture che ho fatto ad agosto. Sono tantissime, non voglio fare un video lunghissimo, quindi non mi perderò a dire di cosa parlano e se mi sono piaciute, cosa ne ho pensato, eccetera, perché comunque le recensioni sono già tutte sul blog, quindi trovate tutto lì. Allora, vado appunto velocissima, carrellata proprio, perché sono proprio tanti e sono più o meno in ordine cronologico inverso per l'ordine di lettura, comunque questo non importa. Allora, Le sette sorelle di Lucinda Riley e Tito Giunti. Vi dico solo velocemente che mi è piaciuto, ma mi aspettavo di meglio. Di Fred Vargas, edito Einaudi, Parte in fretta e non tornare. Questa è stata una sorpresa, è bellissimo. Soprattutto perché a me non piacciono i gialli, ma questo è stupendo. L'accordatore dei destini, Salvio Formisano, edito Meridiano Zero. Libro minuscolo, anche divertente a tratti. E l'ho trovato molto carino. L'angelo eterno di Adam Killen Walton, edito Leggero Editore, è il prequel di una saga. Sono usciti già quasi tutti i romanzi, il penultimo è uscito questo mese. E il prequel mi è piaciuto, quindi penso che farò in modo di avere presto i seguiti. Frankenstein di Mary Shelley, edito Burr. Francamente mi aspettavo qualcosa di più, però ho capito che con i classici inglesi non c'è verso di andare d'accordo, quindi mea culpa, tra virgolette, perché poi culpa neanche. Federica Mosco, innamorata di un angelo, per ora ho letto solo il primo della trilogia. Mi è piaciuto, mi sono ritrovata veramente tantissimo nella protagonista, per svariati elementi in comune, per non dire quasi tutti. Poi, Sveva Casati Modignani, Vaniglia e Cioccolato, edito Sperry Paperback. Questo libro, vabbè, lo sappiamo, la Casati praticamente ne leggi uno, ne leggi tutti, perché lo schema di base alla fine è sempre lo stesso. Però la storia è molto carina, cosa che non posso dire del film, perché più lo guardavo più volevo uccidere chi l'aveva fatto, ma va bene. Poi, un libro in lingua, rigorosamente tutto in francese, vabbè, tutto minuscolo. La Nuit di Elie Wiesel, edito Lang Les Echos. Generalmente non riesco a leggere questi libri, però mi è veramente piaciuto. È una storia vera, giustamente, ma trasmette veramente tante di quelle emozioni che la metà ne bastava. Leggetelo, perché è uno di quei libri che vanno letti. Poi ho letto Le più belle poesie delle tre del Novecento, che appunto è una raccolta di poesie in dialetto. Ebbene sì, sono tutti dialetti d'Italia, cioè per male a zone. Mi piace un sacco la rilegatura, perché è tipo velluto, camoscio, una cosa così. È ben curato, perché c'è questa immagine qui che c'è anche in fondo, poi le poesie sono divise per gruppi dialettali e hanno tutti questo decorino dorato. Mi ha fatto ridere, tra virgolette, il fatto che di solito per luogo comune sono i meridionali, quindi un pochino più sboccati, che usano termini poco carini, cose di questo tipo. Invece le uniche parolacce le ho incontrate nelle poesie milanesi. Poesie che di poetico non hanno niente, ma ok. Poi, Aidan Chambers, Breaktime, edito Burr. Penso di aver capito che anche Chambers segue uno schema di base, che bene o male è sempre lo stesso. Ho preferito Muore dalla voglia di conoscerti, però devo dire che anche questo qui è molto bello. Adesso sono curiosa di leggere quell'altro che ho lì in attesa, quel mattoncione enorme che avevo fatto vedere nel buco di luglio. Poi, Banana Yoshimoto, HH, Hardboiled Hard Luck, sono due racconti che riguardano naturalmente la morte, perché la Yoshimoto si è fissata con questo tema, e sono veramente molto carini entrambi. Altri due racconti, Emmeline Tomb, L'entrata di Cristo a Bruxelles e Senza Nome, di questo libro minuscolo che è uscito con il sole 24 ore nei libri della domenica.
mi è piaciuto, nel senso che io non ho mai letto niente di questa autrice, volevo vedere un pochino com'era il suo stile, la sua scrittura, e sono rimasta colpita positivamente. Quindi penso che proverò qualcos'altro di suo, e anche questi due racconti comunque sono veramente belli. Passiamo ai manga e alle graphic novel. Allora, ho letto la biografia di Hitler, quindi Hitler di Shigeru Mizuki, editore Izzoli Lizard. Come storia è abbastanza fedele. Sono molto belle le tavole. Quando si tratta di riportare gli scenari viscosi, diciamo, quindi gli uomini così, viene fatto molto bene e anche molto seriamente. Quando si tratta di riportare i personaggi, cioè sembra che siano, sono fatti bene, non sto dicendo che non sono fatti bene, però sembrano delle caricature che fanno veramente ridere. Qui c'è un elenco con tutti i personaggi. Hitler sembra lo sfigatello Tristina Tristina. E gli altri fanno abbastanza ridere. C'è Mussolini da qualche parte, ovviamente. Ecco qui. Questo qui è Mussolini. E niente, comunque la storia è fedele, mi è piaciuta, nonostante io non adori questi generi. Altra biografia che ho letto, in realtà, che mi è piaciuta molto, 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 perché è fatta veramente benissimo, è Kafka per cominciare, di David Zane Horowitz e Robert Crumb, edito Universale Economica Feltrinelli. Questo qui ha dei disegni meravigliosi e tratta perfettamente, con uno studio veramente ben fatto, appunto la vita di Kafka, gli elementi principali delle sue opere, cosa lo ha portato a scrivere quelle determinate cose, in quelle determinate situazioni, e appunto mi è piaciuto tantissimo, quindi ringrazio Andrea Pennywise per avermi convinto ad acquistarlo. Poi ho letto la duologia di Addio Stregone, edito Planet Manga di Ozumi. La storia di questi due fratelli mi è piaciuta un sacco. Questo qui è Theo, questo qui è Vincent. E questa qui è una duologia stupenda, non so perché ultimamente ce l'abbia con Darte, però boh, mi è piaciuto un sacco. Ultimo tris, di Yoshitoki Oima, edito Star Comics, A Silent Voice, volume 1, volume 2 e volume 3. Questo ne uscirà con il mio 4 e io non vedo l'ora perché questa serie è stupenda. Io non pensavo, sono entrata lì nella mia fumetteria. Nella mia fumetteria. Sono entrata in fumetteria e gli ho detto dammi qualcosa di bellissimo perché voglio leggere un manga ma non so cosa. E gli ho detto vabbè io ti consiglio questa, vedi un po' se ti piace. Ecco, mi piace. Quindi, perfetto. Niente, queste sono state le mie letture. Oggi è 30 agosto, ma non comincerò niente. Ho ripreso in mano Espiazione di Mickey One perché voglio cercare pian piano di portare alla fine tutti i mille mila libri che ho iniziato e non ho finito. Quindi questo, non comincerò altri libri prima del primo settembre, manco mancasse 6 mesi. E niente, ci vediamo al prossimo video che sarà naturalmente video acquisti, molto povero, stranamente molto povero. E penso entro la prossima settimana. Quindi ci vediamo al prossimo video. Ciao.